volevamo un punto dove sederci e star lì un'ora. Lì c'era un qualcosa che era mia nonna, c'è questo striscione, c'è questa foto e ci parlavo. Ecco, diciamo che la sentivo vicino perché sapevo che era lì, quel reparto lì. Nonna Rosina, non mollare, è questo il messaggio che è apparso fuori dalla rianimazione dell'ospedale San Donato di Arezzo e che adesso sta facendo commuovere l'intera Italia. Nonna Rosina, 77enne, è ricoverata ormai da settimane all'ospedale cittadino, prima in malattie infettive e poi in terapia intensiva. I familiari hanno così deciso di appendere uno striscione nella scala antincendio all'ingresso del reparto. Quando non puoi far niente, devi trovare qualcosa da fare per un po' per te stesso, un po' anche per lei, perché comunque inizialmente poi nessuno pensava che le cose sarebbero andate così tanto per le lunghe. Nonna Rosina, purtroppo quel messaggio dal suo letto di ospedale non potrà vederlo, ma resta comunque una splendida carezza d'amore. Lo può vedere chi si prende cura di lei, cioè io volevo semplicemente creare un'empatia, cioè volevo che qualcuno, un'infermiera, una OSS, l'accarezzasse sapendo che era una donna che aveva voglia di tornare a casa. Un gesto d'amore per dare coraggio a nonna Rosina, che negli ultimi giorni si è negativizzata, ma anche a tutti gli altri nonni d'Italia che in questo momento stanno lottando tra la vita e la morte. Io ieri quando sono andata a trovarla gliel'ho detto, nonna, sei la nonna d'Italia, mi ha scritto tutte persone che non ti conoscono e che ti hanno preso proprio come un simbolo per questi nonni.